Sarebbe libero. E soprattutto appassionato di Python, questo abbiamo capito perché ogni incontro ci chiede sempre Python. Quindi oggi finalmente soddisferà, diciamo, la nostra curiosità di capire come mai Python ha una schiera di fedelissimi che non lo potrebbero mai. Allora, io sono Lino Ragucci, vediamo un po' se riusciamo a far funzionare un po' il nostro ambiente. Tu sei lo stesso ambiente che ho usato Mauro prima, che è Jupiter. E sarà l'unico punto in comune di tutte e due. Allora, brevissimamente due parole su di me. Io ho studiato matematica e poi per 15 anni ho lavorato nel settore privato dell'industria del software e per altrettanti, anzi un poco più, 16 nel settore pubblico. È difficile sintetizzare ovviamente tutto quello che ho fatto e non ci provo nemmeno, però una cosa importante per questo talk vale la pena dire è questa, è che come diceva Michele Davide, no? A volte mi hanno chiesto ma cosa c'è di interessante in Python, no? Prova un po' a descrivercelo. Allora io vi devo mettere un po' il mio punto di vista. Il mio punto di vista è che tra i tanti linguaggi di programmazione, io quelli che ho conosciuto meglio sono C e poi il PHP, un po' di JavaScript e un po' di altre piccole cose, ma per esempio Java non è il mio mondo, quindi io vi presenterò quello che per me è nuovo visto in Python, però potrebbe anche essere che voi alcune di queste cose le abbiate già viste in altri ambienti. E quindi io direi di partire cercando in modo, diciamo, di spiegare perché Python può essere interessante. Cosa ci ho trovato io? Io che a parte un paio di in passato contatti ravvicinati con Python molto brevi, da circa un anno e mezzo lo sto utilizzando e mi ci sono avvicinato per il mondo dei dati, per il trattamento dei dati. E come diceva Mauro, un anno e mezzo è poco, io non ritengo di conoscere perfettamente Python. Allora, Python ha uno Z, no? Che è anche scritto qui dietro la mia maglietta, è un easter egg. Se voi aprite una shell Python e scrivete chiocciola import this, compare come easter egg questo Z. Ora non mi dilungo perché non abbiamo molto tempo. Quali sono i principali campi di utilizzo del linguaggio? Sicuramente è un linguaggio già a purpose, si può usare per qualunque cosa, però ho trovato dei campi, diciamo, un po' di elezione. Sicuramente il calcolo scientifico si usa molto anche per aspetti sistemistici. Da alcuni anni si usa molto per la scienza dei dati. In effetti, ripeto, questo è il motivo per cui io mi ci sono avvicinato. È molto usato per fare back-end. Instagram e YouTube hanno sicuramente i più grossi back-end scritti in Python. Pochi giorni fa Instagram ha fatto un annuncio che ha completato la migrazione del proprio back-end dalla versione di Python 2 verso la 3. E Instagram si ritiene, in questo stesso comunicato, di essere il maggiore, tra virgolette, utente di Python al mondo. Poi Python si può usare insieme a dei web framework per applicazioni web. C'è un pool, diciamo, framework completo che è Django, e poi c'è Flask che è un micro framework, ne parlerà poi nel pomeriggio Salvatore. E per chi conosce il mondo PHP è una cosa che somiglia a Lumen, Silex, Slim, eccetera. Si può fare usando Pelican anche tracciati sistemici. Quindi la slide non si vede bene, comunque
somigliando a Jack. Vediamo se riusciamo a dare un poco subito. Non ci riusciamo, vabbè. Da un punto di vista astratto, cioè più generale, più accademico, possiamo dire che Python è un linguaggio open source, è interpretato con tutti i pro e contro dei linguaggi interpretati, è a tipizzazione dinamica, però è fortemente tipizzato ed è multiparadigma. È il multiparadigma perché è object-oriented, è procedurale, e anche le funzionale nel senso che le funzioni sono oggetti di prima classe, si possono passare come parametri, una funzione può ritornare una funzione. Quindi, diciamo, in questo senso è multiparadigma. E attenzione, fortemente tipizzato, secondo alcuni, anche se, diciamo, bisogna un po' approfondire questo punto. Però vediamo se riusciamo a spiegare almeno un elemento. Se io uso un interprete JavaScript, e faccio la seguente operazione, uno più virgolette, due virgolette, cosa succede? Che l'interprete mi torna la stringa 12. Molti di voi sono esperti di JavaScript e quindi ritengono questo comportamento assolutamente normale e ordinario. In realtà qui cosa è avvenuto? È avvenuto un casting implicito della stringa 2 in numero e la somma quindi è diventata un operatore di concatenazione di stringhe. Questo comportamento non è bellissimo perché io programmatore, soprattutto se il 2 mi proviene da un valore di ritorno di una funzione che non ho scritto io, diciamo, mi può indurre in errore e io mi potevo aspettare un 3 qui, no? Come nella mia logica di programmazione. Se proviamo a fare questo tipo di operazione in Python, adesso eseguiamo proprio questo codice in questo momento, vediamo che l'interprete ci torna un errore e quindi ci dice che l'operando più, che in Python ha l'overloading, no? Vale sia per gli interi che per le stringhe, non supporta una combinazione intero stringa. Questo, diciamo, è uno dei tentativi di spiegare perché si ritiene che Python ha degli aspetti di forte tipizzazione. Quali sono i vantaggi del linguaggio, no? Che poi è quello che più interessa. Il vantaggio che io ci ritrovo è un'alta produttività. Alta produttività che si può spiegare come una curva di apprendimento che non è molto ripida. Cioè, se voi iniziate a usare Python, iniziate subito a ottenere i primi risultati. Questo però, ripeto, non vuol dire che poi lo conoscete bene, nel senso che per conoscerlo bene sono necessari anni e anni, però iniziate subito a essere produttivi, soprattutto se provenite da un altro linguaggio. C'è un'amplissima disponibilità di package. Python, come tanti altri ambienti, di fatto è un ecosistema. Quindi ci sono delle potentissime librerie in grado di fare le funzioni più varie. Alcune le abbiamo citate prima, per esempio di framework di una parola. È un linguaggio conciso, asciutto, meno righe di codice, un po' come per F-Sharp di cui si parlava prima, però questa concisione avviene non a discapito della leggibilità. E proveremo nel seguito a dare un'evidenza di come è possibile, diciamo, avere queste due cose che sembrano quasi antitetiche, concisione e leggibilità. Ha un ricco sistema di tipi built-in e ha di costrutti una operazione che chiamerei carini e proveremo a vederne qualcuno. Ha, diciamo, una bella community, faccio un esempio, si tiene una conferenza Python ogni anno a Firenze, Python Meet, da cui la maglietta, e lì ho conosciuto uno di Google, no?
di Python Italia, che era Alex Martelli, ha lavorato tanti anni per Google, è un signore, diciamo, meno giovane di me, con tutti i capelli bianchi radunati in un codino, così viene presentato. Quindi molto nerd, tra l'altro con una compagna, Anna Lovenscroft, mi pare si chiami, e hanno scritto insieme molti libri fondamentali su Python, e questa signora ha tenuto dei talk diciamo, sull'importanza di aprire il mondo dell'informatica e della programmazione a gente in sesso. Quindi è una community molto interessante, ci sono sicuramente una maggiore presenza femminile rispetto ad altre community, e un'altra cosa che ho notato è che è una community non fatta solo molto da ed esclusivamente da informatici, ma la community qui ci sono molti fisici, perché ci sono molti ricercatori, biologi, sociologi che usano Python, fino a giornalisti, con questo nuovo fenomeno che si chiama data journalism, che consiste nel fare giornalismo d'inchiesta partendo dai dati, per esempio dai documenti. Qui non si vede bene, ma c'è eleganza. In qualche modo molti ritengono che Python sia un linguaggio elegante, anche se questo ovviamente è soggettivo. Gli svantaggi sono velocità di esecuzione, un po' il male degli interpretati, e la retrocompatibilità, che è un po' peculiare in questo mondo, perché ci sono stati delle difficoltà nel passaggio dalla versione 3 alla versione 2, legato al fatto che l'autore del linguaggio, che è un europeo, un olandese, che si chiama Guido van Rossum, ha deciso che quello che era sbagliato in Python 2, che lui stesso aveva definito, andava cancellato. È andata creata la versione V3. La versione V3 è stata creata quasi 10 anni fa, ma solo adesso si sta affermando veramente bene. Se voi vorreste iniziare ovviamente a studiare linguaggio, cominciate sicuramente dalla V3, anche se c'è in giro ancora tanto codice V2. Su Google App Engine Django viene precompilato. Cioè non è vero che è interpretato, peraltro anche JavaScript normalmente. Esistono. Ovvio, esistono sicuramente dei compilatori, anche per Python, che hanno più o meno delle limitazioni, in alcuni casi risolvono dei problemi, soprattutto perché essendo molto usato in ambito scientifico, quindi con grandi necessità di dati, lì si trovano delle soluzioni per diciamo, superare la velocità dell'interprete classico, che tra l'altro è scritto in C e si chiama CPython. Vabbè, vediamo un po' qualche caratteristica. A me la cosa che mi ha meravigliato è che ha gli interi a precisione illimitata, senza ricorso a librerie aggiuntive. Vediamo che vuol dire. Vabbè, intanto una cosa banale. Se facciamo 5 diviso 2 otteniamo 2.5, che è normale, e quindi abbiamo una conversione di tipo, però se vogliamo la divisione intera, in questa versione 3 basta fare 5/2, e se si vuole, come in altri linguaggi di programmazione, il resto della divisione intera, cioè il modulo, basta usare l'operatore per 100. Andiamo a vedere qua il discorso della precisione illimitata, cioè andiamo a eseguire 2 elevato a 1024. È questo numeretto qui. No? Ci potremmo chiedere da quante cifre è composto. Quindi, con un'operazione di casi, lo trasformiamo in stringa, e poi ci prendiamo la lunghezza di questa stringa attraverso la funzione len, ed è un numero di 309 cifre. È un numero che, su cui possiamo fare aritmetica, quindi per esempio possiamo sommare 1 e vediamo che l'unico cambiamento è questo passaggio da 6 a 7. Un'altra caratteristica simpatica si chiama list slicing. List
in Python è sinonimo di arrivi. Quindi se noi prendiamo un array di tipo stringa, parellino, possiamo, come in tutti i linguaggi di programmazione, estrarre l'unesimo elemento carattere della stringa, che sarà la A perché si produce da zero. Ma poi è possibile fare delle operazioni che comunemente non sono disponibili in altri linguaggi di programmazione. Per esempio S di meno 1. S di meno 1 in quali altri linguaggi di programmazione si usa? S di meno 1? Che da Ruby, ma credo, però non lo so. Eseguiamo, così. Lo slicing vero e proprio è questo, 1, 2.6, vuol dire prendi è un'estrazione sottostringa, ma poi posso aggiungere un terzo parametro che è lo spettro, cioè prendi un 1 sì e 1 no, il 2. Posso fare step meno 1, che vuol dire l'inversione dell'array, della lista, ma oltre che invertirla posso dire invertire 1 sì e 1 no. Vedete? O sì, N no, I sì, R no, E sì, P no, A sì. E sono cose molto simpatiche, possono produrre aumento della produttività e dopo una prima abitudine essere anche considerati altamente leggibili. Perché capendo diciamo, cosa sono i tre numeretti separati dai due punti, diventa una cosa dopo un po' di tempo abbastanza semplice e naturale. List comprehension, questa è forte. Se vi ricordate un po' gli esami di analisi matematica, vi ricorderete che per definire un insieme si poteva dire parentesi graf, perché in matematica gli insiemi sono delimitati a parentesi graf, per ogni n che appartiene a n grande, l'insieme dei numeri naturali, tale che n è maggiore o uguale di 2. Che vuol dire? Vuol dire che noi per definire gli elementi di un insieme, o facciamo un elenco esaustivo, cioè un certo insieme è composto da tizio, virgola, caio, virgola, sempronio, oppure diamo una definizione diciamo generativa, cioè andiamo a dire quali sono gli elementi che appartengono all'insieme se rispettano una certa proprietà, no? E quindi qui la proprietà è prima di tutto che gli elementi devono appartenere all'insieme dei numeri naturali e poi devono essere maggiori o uguali a 2. In qualche modo in Python riesco a scrivere qualcosa di simile. Questa roba qui si chiama set builder notation. In Python list comprehension. Ah, qui purtroppo non si vede bene, sono i problemi. Comunque, immaginiamo che dobbiamo costruire una lista di numeri pari, no? Noi possiamo scrivere, le liste sono gli array, quindi sono caratterizzate dalle quale. Costruiscimi questa lista mettendoci n per 2 per n che è all'interno di range 1-11. Allora, una precisazione. Il for di Python è un for di tipo foreach in PHP, cioè è un for che itera su strutture dati. Quindi se voglio fare, non esiste il for tradizionale, for aperta tonda i uguale 0, punto e virgola, i minore di 3, punto e virgola i più più, che esiste in C, in Java, eccetera, o PHP. Per trasformarlo, per fare in Python l'istruzione che ho appena detto a voce, bisogna usare la funzione built-in range, si scrive range di 3, perché range di 3 genera poco, diciamo, una struttura dati iterabile di 3 elementi. Quindi range di 1-11 vuol dire genera poco, diciamo, una sorta di struttura iterabile che parte da 1 e si ferma a 10, perché questa istruzione nel secondo argomento si ferma un passo prima. E mettimela in pari, eseguiamo questo codice e otteniamo esattamente quello che ci aspettavamo di ottenere. Allora anche qui, sintetico, è abbastanza comprensibile, non è una leggibilità difficile.
Allora immaginiamo adesso di volere solo i pari dei pari, ok? Allora anche qui potrei salvare questo e rifare la stessa operazione, diciamo sfruttando pari, ma immaginiamo che la voglio fare in un colpo solo. In un colpo solo devo complicare la mia list comprehension, perché oltre al for ci devo mettere anche un if. E ovviamente con l'operazione modulo riesco a ottenere questo. Quindi questo è, diciamo, anche un tentativo un po' di rispondere a quello che ci diceva prima la Paola, no? Cioè io rivedrei quell'esempio che aveva fatto lui confrontando Python e F Sharp, utilizzando la list comprehension come esercizio, a vedere di quanto si semplificava la parte tanto. Eseguiamo pure questo codice e otteniamo 4, 8, 12, 16, 20, che è esattamente quello che ci aspettavamo. Vi ricordate prima quel numero così lungo di 300 cifre? Io una volta avevo posto il problema di come stampare un righello, no? In un terminale a caratteri. In effetti si può fare con la list comprehension e questo, diciamo, è il risultato. Ho costruito in D, diciamo, una lista che contiene tutti questi caratteri, poi per stamparla utilizzo un ciclo for che itera su questa lista e che stampa il carattere, però precisando che ogni carattere tra una print e l'altra il carattere di separazione debba essere lo spazio nullo. Se non metto questo, Python mi stamperebbe su linee diverse, il primo meno, il secondo meno e poi il primo. Quindi eseguo qui questo codice e vabbè, qui è stretto perché diciamo il proiettore accetta una risoluzione più bassa, però diciamo io qui sono in grado di capire che mi sono fermato a 57, 58, 57 ok? E quindi la list comprehension è sicuramente un esempio elettivo per spiegare perché con poche istruzioni io ottengo quello che in altri linguaggi di programmazione richiederebbero più istruzioni, pur mantenendo la leggibilità del programma. Dictionary. I dictionary praticamente sono strutture dati di tipo built-in, tipo mappa, che hanno tipo JSON nel mondo JavaScript. Quindi chiave, valore. Chiave, valore, stessa sintassi. Parentesi graph e due punti per separare chiave e valore. Io ho qui un elenco di prezzi. Mi dispiace che non si veda bene, diciamo, tutta l'istruzione. Ok, allora vediamo un po' così. Allora anche qui, prima ho messo la list comprehension, vediamo come si applica lo stesso concetto sui dizionari, cioè sulle strutture chiave valore. Io voglio prendere all'interno di questo elenco di prezzi solo i prezzi che sono gli articoli che valgono, che costano più di 2 euro, no? Allora dico P1. Dict comprehension, quindi devo mettere parentesi graffe all'inizio e alla fine dell'istruzione. Key due punti value, for key value in prezzi items. Items è, diciamo, un metodo che si applica su tutti i tipi built-in di tipo dict. If value è maggiore di 2, no? Quindi piuttosto leggibile, no? E riesco a selezionare solo pare, parker e vino che con più di 2 euro. Anche qui immaginate un linguaggio ordinario di programmazione di farlo in modo così sintetico e breve. Si tratta sicuramente di un costrutto interessante e potente. Sui dizionari poi è possibile scatenarsi letteralmente. Si possono trovare le chiavi in comune con un'unica istruzione applicando qui il metodo built-in keys con l'operatore end. Addirittura per trovare le chiavi che sono in A, nel dizionario A, ma non solo nel dizionario B, basta applicare l'operatore meno.
voglio trovare le coppie di chiave valore uguale, cioè qual è la chiave, qual è il valore. Uso items invece di key con lo stesso operatore end. Voglio fare il merge dei due dizionari di A e di B e utilizzo questi operatori di unpacking di cui parleremo tra poco. Mandiamo in esecuzione questo codice e verifichiamo che otteniamo i risultati aspettati. Allora, le chiavi in comune tra A e B sono X e Y. La chiave che è in A, ma che non è in B, è Z. La coppia di chiavi valori, quali sia chiave che oltre due dizionari, è Y e 2. E questo che è il merge, che è un merge ordinato, nel senso che è da A a B, ma B prevale come valore, diciamo, quando la chiave è presente in entrambi. Bisogna scrivere. Sì. Un altro tipo interessante sono le tuple. Le tuple sono come le liste, come i vettori, solo che sono immutabili, perché in Python i tipi si distinguono in mutabili e mutabili, cioè non possono essere cambiati, ora vedremo cosa vuol dire. Anche le stringhe è così. Allora, le tuple si indicano con le parentesi tuple invece di quelle quadre. Ci posso fare slicing, quindi posso invertire questa tupla, l'abbiamo visto prima, e posso provare a cambiare il primo elemento, cioè al posto di uno mettere quattro, però vi avevo detto che sono immutabili, quindi cosa ci aspettiamo che succeda? Allora. È un errore, no, l'inversione ha funzionato perfettamente, quindi slicing sulle tuple, mentre l'oggetto tupla è immutabile, quindi non posso cambiare un elemento dell'oggetto tupla. Quindi se uso in modo opportuno liste e tuple, probabilmente riesco a scrivere codice più robusto in base ovviamente a quello che devo programmare. Altra cosa forte è questa, no? Per scambiare di valore di due variabili, io uno dei primi esercizi che ho imparato fin dagli anni 80 è che bisognava usare la terza variabile di approccio. In Python no. In Python io scrivo A virgola B uguale B virgola. Allora, prima di tutto la particolarità, no? Che a sinistra di un'assegnazione figuri più di una variabile. Non è comune, è la prima volta che io me la sono ritrovata davanti questa possibilità. Non solo, ma una funzione può ritornare diciamo più variabili che poi vado a intercettare così, oppure vado a spacchettare diciamo con questo operatore di asterisco che spacchetta un numero indefinito. Quindi andiamo a vedere che succede. Ebbene, ho invertito qui 5-3, ho diciamo catturato ben quattro variabili come valori di ritorno della funzione di questa parte, e questo che è veramente potente, se voglio prendere praticamente solo il primo e l'ultimo e quello in mezzo lo voglio scartare per esempio o non mi interessa, no? Io diciamo così ho preso fiat che corrisponde a primo. Tutto questo viene diciamo ignorato o finisce nell'operatore di packing e poi prendo l'ultimo valore ritornato. E tutto questo che è semplicemente. Una domanda cosa? No, se volessi il primo, il fatto. Se volessi il primo e il terzo. Allora, immagina che sia molto più lunga. Tu vuoi il primo e l'ultimo. Allora tu metti primo, metti tutto il resto e qui metti penultimo virgola ultimo. Ah, quindi qui poi quelli che non ti carico. Il caso difficile è, metti che c'hai detto dal solito, primo, scarti dal secondo al 49esimo, 50esimo,
scarti dal 59esimo al 99esimo, 100esimo. Questo penso che non si possa fare. Questo stai sbagliando qualcosa. Allora ne fai di effetto. Vabbè, ci provo, ragazzi. Quella è la domanda di ok, un'altra cosa che mi ha molto impressionato è diciamo, il tipo, l'oggetto, counter, che corrisponde a quello che in algebra astratta si chiama multisetto, in italiano multinsieme. Che cos'è multisetto o multinsieme? Noi sappiamo che in insieme l'elemento o vi appartiene o non vi appartiene, no? Invece in un multinsieme un elemento vi può non appartenere o appartenere un certo numero di volte, cioè un multisetto o un multinsieme accetta elementi ripetuti. Tutto questo, diciamo, ha svariatissimi campi di applicazione, a iniziare dal calcolo combinatorio. Quindi in un insieme la relazione di appartenenza tra un insieme è un booleano, vero o falso, appartiene o appartiene. In un multinsieme, qui non so se ve lo far vedere, è invece un numero naturale. 0 non mi appartiene, 1 mi appartiene una volta, 2 volte e così via. Questa cosa che sembra molto astratta, in realtà ci consente di fare delle cose incredibili. Vediamo un esempio, noi abbiamo qui un elenco di parole piuttosto lungo e che contiene parole ripetute. Guarda negli occhi, i miei occhi verdi, i tuoi occhi sono blu. E posso porre il problema di dire quali sono le 3 parole più frequenti in quella lista. Quindi voglio usare il tipo counter, lo devo importare dal package collection e poi creo l'oggetto conteggio che è della classe counter, passandogli come inizializzatore la lista parole. A questo punto ho un metodo built-in di counter, di most common, tra parentesi, 1, 2, 3, voglio il più comune, no? Il più frequente, i primi due più frequenti e così via. E ho chiamato questa lista top 3, nel caso dei 3 più frequenti. Andando in esecuzione questo codice, ottengo occhi 3, miei 2, i 2. Ok? Quindi vedete proprio il multiset. Cioè top 3 è un multiset con 3 elementi, occhi, miei e il primo figura 3 volte, il secondo 2 volte e il terzo ancora 2 volte. Quindi pensate a quante righe di programmazione in un linguaggio classico avremmo dovuto fare per calcolare quell'elenco le 3 parole più frequenti. Oggetti, cioè se all'interno di questo di parole o oggetti complessi. Sì, sì, sì. Ah, cioè, sì. Le serie di sposi è importante. No, sempre, no, un'altra delle cose su cui sto sbattendo la testa da alcune settimane è quello che si chiama mondo NLP, Natural Language Processing. E ho fatto una demo a mia moglie su questi sposi, ora se ne parleremo una delle prossime volte, però un piccolo aggancio c'è. L'esercizio è fare una funzione che stabilisce se due parole A e B sono una all'anagramma dell'altra. Come posso dire l'algoritmo? Io l'ho risolto recentemente, quindi non parlo. Io? No, però io praticamente ordino le parole, le lettere della parola A e le lettere della parola B. Pane, la trasformo, metto prima la A, poi la seconda lettera che penso sia la E, poi la N e poi la T. Sì, okay. E faccio questa cosa sia per la prima che la seconda cosa, e poi vedo se sono ok, se posso pensare ad altri algoritmi, però ovviamente sono necessarie varie righe di informazione. Tu hai idea qui in quante righe si parla? Avendo fatto l'esempio del counter, una riga. Con il counter, bravo Gianluca. Vai, il bicchiere di vino per ecco me. Io non posso risolvere il problema di quasi ricordo. Return, counter di A uguale counter di B. Vuol dire,
questa è l'espressione booleana. Io paragono counter di A e counter di B, se sono uguali questa funzione ovviamente ritorna a true, altrimenti ritorna a false. Andiamo a eseguire. Qua adesso vi faccio vedere tutto. Vabbè, avete capito? L'ultima è false perché qui ci sono più spazi. Perché succede questo? Gianluca già lo sa. Perché se una stringa è l'anagramma dell'altra, i loro punti set sono uguali. Okay. Ok, adesso passiamo alla parte interessante. C'ho qui per chi volesse provare a studiare Python un librettino piccolino, Tutto un regalo, Applausi. Ecco qui. Vabbè, questo diciamo è il modo classico di farlo, però non lo faremo così, perché questa è una vecchia libreria che genera solo pseudo casuali, ma lo faremo con quest'altro, però ci dobbiamo dare un metodo, quindi 1, sappiamo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Non va muito. Ho contato tutti. E mi tutti. Questo è peggio delle... Questa funzione potrebbe tornare a 0. Se torna a 0 vince il banco. Se esce a 0... Ma ci stiamo andando a chiamare i bambini, Ma ci stiamo andando a chiamare i bambini. Penso che dal posto tu là. Riconta, perché Francesco non c'era prima. Che è successo? Che mi sono preso? Francesco 22 chi è 22? Al contrario, ma Python non lo dice chi è. Chi è 22? Ma quando è dall'aria? 22. Luca, a settembre ci fa il talk su Pipeline più. Da voi 3:30 siamo liberi. Allora, sto entrando praticamente a luna e finisce, no, pascoliamo nel caso.